Benvenuto Don Fortunato, amico, confratello, uomo che ho sempre stimato e che stimo e che inseguo da tempo, e finalmente si realizza un desiderio di averti a Cerignola, perché finalmente ho una comunità parrocchiale e quindi ti ho potuto invitare. Chiamato Don Fortunato, io ritengo il massimo non esperto, ma il prete che più si è dedicato in questo settore. La pedofilia, la lotta alla pedopornografia in rete, e soprattutto perché credo che io ritengo che l'ho portato un uomo di, e soprattutto ha scelto di fare il prete scegliendo come campo della sua missione il web, la rete e tutto quello che ne deriva. È una sfida grandissima questa che lui ha iniziato. Però devo dire, da quello che si legge, da quello che si vede, ci riesce. Certo, non ci dirà sicuramente che non tutte sono rose e fiori, ci sono anche sofferenze, ci sono momenti di difficoltà. Ringrazio le suore, e come tante volte lo ringraziamo così tanto per la loro presenza così generosa e soprattutto per la loro specifica chiamata, una risposta ad una chiamata. Del resto le suore sono parte fondamentale anche nella mia esistenza, poi vi dirò meglio. Ringrazio il vice sindaco, l'assessore, ecco, soprattutto gli angeli custodi che spesso mi accompagnano sempre, che sono i funzionari della polizia o dei carabinieri, se sono presenti, vedo che c'è l'associazione Carabinieri. Comunque ringrazio tutti per la vostra presenza. Però non voglio discutere sul fatto del Papa, voglio dire partire da Gesù bambino. Perché? Perché vedete, da iniziativa che mi ha portato poi a vivere in maniera più concreta la stare dalla parte dei bambini, non nasce perché mi sono inventato qualcosa. Una volta in un'assemblea di vescovi, un vescovo si alza e dice ma lei si è inventato un mestiere. E io gli dissi in maniera molto rispettosa, ovviamente, ma eccellenza, forse lei ha dimenticato che io sono un prete. Nella storia della Chiesa, e ancora oggi, quante persone si dedicano ai bambini nelle terre di missioni, le case, una cosa impressionante, cioè un amore viscerale per chi è nel bisogno, soprattutto per chi è bambino. Però cosa accade? Accade un fatto, c'è quel verbo vedere. Io vidi, vedere. Certo, io ascoltavo i bambini, anche se vedevo i bambini che mi raccontavano dei fatti. Però io vi faccio una domanda: chi di voi ha mai visto materiale pedopornografico? Perché vedete, anche quando dico queste cose, forse qualcuno dice, che vuol dire? Capite? Ma se io vi dicessi, che cos'è quando uno vede, cosa suscita quando uno vede? Perché io in questo momento sto parlando, sto cercando di farvi capire, vedere, ma non posso far vedere. Però immaginate se io vi dicessi che quasi 30 anni fa vidi dei bambini e delle bambine violate nella loro intimità. Allora, era un conto che mi raccontavano e potevo dire non è vero. Immaginate se stasera qualcuno da voi ti racconta qualcosa, io ci scommetto che tu dirai forse non è vero. Immagina se per caso chi te lo racconta è tuo figlio. E immagina che tuo figlio, quando ti racconta una cosa del genere, ti dice: ma chi è stato? Tuo fratello, lo zio? Io non lo so, tu come reagisci? Come reagisci? Non lo so, vuoi dire no, io? Tu dici così, ma non è così. Oppure, dato che tu l'hai citato, oggi viene una famiglia, va dal vescovo e gli dici: sai, eccellenza, c'è quel prete, dovevo crederci, non crederci, pensare, non pensare, forse. Forse sì, forse no. Ma accadde nella mia vita un fatto strano. Vide la sofferenza dei bambini e se ne prese cura, perché io ero
non so se è una disgrazia, ma forse è una grazia, è un dono che il Signore ha voluto fare alla mia esistenza, di vedere. Eravamo a Roma, viale Giotto, collegio Premostratense, quindi dico dove accadono, sono accadute queste cose. Per la morte dei confratelli americani portarono uno dei preistorici collegamenti online a quel tempo e casualmente, non casualmente, vidi delle immagini di bambini e bambine violate, ma potevano avere 3-4 anni, anche fatte violare da animali. Io vidi, allora capite cosa voglio dire, io ho visto, non ho solo più ascoltato. Il Signore mi ha posto in quegli anni una cosa drammatica, perché vi posso garantire, per chi ha una sensibilità, impazzisci, perché non puoi concepire dell'uomo ogni cosa. Le opere della carne dell'uomo, lussuria, ubriachezze, tutto puoi concepire a causa del peccato dell'uomo, che Paolo dice il peccato genera la morte. E quando uno muore, lo dico in siciliano quello che è stato lui, fa fegato, fa puzza. Se state male accanto a un morto, neanche tua madre, quando muore e va in putrefazione, riesce a starci accanto, ed è tua madre. La morte, il peccato che genera la morte, fa puzza. È una puzza tremenda. Se già è il peccato, che compiamo bene o male tutti, più o meno intenso, più o meno vero, immaginate il peccato del giudizio, invece. Non sto qui a fare una catechesi, però quando tu ti accorgi che il peccato dell'uomo arriva a tale abominio, perché è un abominio, non possiamo dire che non lo sapeva, non è che possiamo dire beh, i bambini hanno provocato gli adulti. Quando arrivi a questo, o chiudi ogni cosa e non ti interessa, o per tu una sensibilità e anche una vocazione a stare dalla parte dei poveri e dei deboli e degli scartati del mondo, inizi a ragionarci sopra. Allora, tramite alcuni amici sensibili, deputati, dissi: ma guarda, per fuori mi fai incontrare col presidente. E certo, voi immaginate un prete che era presidente della Camera a quel tempo, questo che cosa vuole diventare, cardinale, questo? No, io volevo dire soltanto al presidente: guarda presidente, c'è una situazione drammatica, cercate di aprire gli occhi, non abbiamo neanche una legge. Ebbene, nel 1997, dopo pressioni, dopo tutto quello che era successo, cosa accade? Accade che il Parlamento italiano, vedi, io queste cose che chi si vanti del Signore, però dovete sapere, il Parlamento italiano nel 1997 vota una mozione all'unanimità in cui impegna il governo a iniziare a lavorare e a fare le leggi contro questo fenomeno che ormai stava dilagando. Il Parlamento italiano è stato, e io me ne vanto perché porta il mio nome quella mozione, il primo Parlamento al mondo. Porta il nome di un prete, cari confratelli, perché se noi non incidiamo nel mondo non serviamo quasi a nulla. Ma nel mondo non significa per forza quello mondiale. Dove sei? Stai lì e lavoraci lì per quanto è possibile. Da lì, nel 98, nasce la legge 269 del 98, la prima legge in Italia, e poi che fu copiata da quasi mezzo mondo, che definì questo fenomeno della pedofilia e della pedopornografia, indovina che cosa, vi ricordate quando ho detto, vide la sofferenza del suo popolo e se ne prese cura, perché quel popolo era schiavo, vide la sofferenza dei bambini e se ne prese cura, perché
voi lo sapete, questa legge come viene definita? Contro le nuove forme di schiavitù. Capite quanto bel lavoro c'è dietro? E da lì iniziamo a lavorarci, iniziamo sempre di più a lavorare. Poi un'altra legge, poi Lanzarote, poi voi sapete che c'è una norma che ad esempio non si può diffondere online, promuovere la ideologia pedofila. Ecco, quella è una nostra norma che l'abbiamo fatta passare alla luce di Lanzarote. Ora, perché dico questo? Per vantarcene? No. Per dire che stare dalla parte dei bambini non è soltanto dire che sono belli e che sono belli. No, io devo fare di tutto, sia come società e sia come chiesa, affinché nella chiesa ci sia sempre un luogo protetto e sicuro. Protetto e sicuro.